I primi rapporti indicavano Ezio Auditore come candidato ideale per i futuri progetti dell'Abstergo. Il suo carisma, il suo magnetismo e il suo umorismo facevano di lui un leader. Tuttavia, la sua corruzione da parte degli assassini lo ha privato di tali qualità, facendolo scivolare sempre più in una spirale di vendetta. Spesso Ezio dà prova di accettare passivamente il male. È un uomo decisamente contraddittorio, che predica la libertà di pensiero ma che viaggia per fare proselitismo in nome di un credo corrotto, come si può vedere qui con questa impressionabile giovane cinese di appena 20 anni. Notate come in lui, nei suoi gesti e nei suoi modi, ci sia ancora l'istinto del libertino. L'intera personalità di Ezio si regge sulla pura demagogia. Dice che la sua filosofia è l'amore, mentre violenza e coercizione sono il primo modo con cui affronta i problemi. Pertanto siamo giunti alla conclusione che Ezio Auditore da Firenze è un personaggio rischioso da usare. Surrogate Initiative, Test Session 32, January 11th, 1981. Host Eileen Bock, DNA sample SB1970. Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartle! Oh, thank God you're safe. You've been very sick. Bartle, how did they find you? Oh, Jesus, what would they do to you? Has they hurt you at all? I told them nothing. All they do every day is ask about you and that artifact. But I didn't tell them anything. Nothing. I know you didn't, Miriam. But how are you? You aren't hurt? Not badly, no. I'm fine. Good. We need to get the message out to Oscar. Somehow. We need to tell him where... Very interesting footage, Eileen. This is Germany, you said. World War II? Most of the memories I've been able to access come from a period where Miriam was imprisoned by Nazis in Cologne. Miriam. Is she still alive? No, she was my husband's... my ex-husband's mother. She passed away about 5 years ago. Well, she was spirited. An impressive lady. Definitely. And the man, Bartle. He made reference to an artifact. Any idea what that is? My team is looking into that, but it's not our first priority. We still need... It is now. Really? You must have other recordings of this woman. Are there any other mentions of this artifact I should know about? Half a dozen or so, yes. What's this about? You have questions. I understand that. I don't have answers for you. Not right now, but I do have money. And if you get me those recordings and bring me any other artifact references you find... then I will triple your operating budget for as long as I can. Triple my budget? My God, what is this? 9 a.m. Monday morning, my office. We have a lot to discuss. But Lillian, I don't... Have a good weekend, Mrs. Bock. Fantastic work. Hello, this is Carl. Hi, it's Eileen. Hey, how are you? Good. Busy, cold. The winter's been terrible. Seamus won't like that. The weather's been mild out here. Well, he's only coming for a month. He'll live. And I'll be so busy he won't have to worry about his mother bothering him. Still working
12-hour days. I should move a bed into my lab. Look, if you're too busy, Seamus can stay with me. No, no, I want to see him. We'll have fun. You're not too busy to be a mom and a genius. Of course not. His flight lands at 8:15 p.m. tomorrow night. You'll be there? Of course, 8:15. P.M. Let him know you'll be there. Thanks, Carl. I need to run. I'm sorry. Take care. You too. Ah, Eileen. Didn't see you come in. I'm not interrupting? No, it's fine. The subject is unconscious. He's traipsing around 18th century New Orleans right now, in the memories of a woman. That must feel odd. How long has he been under? 83 minutes. Whoa. It's average. What can I do for you? I just wanted to thank you for sending Lillian to see me. She came away very impressed. There. You see, all these bureaucrats need is a little glimpse of our secrets every so often. They like to feel like they're still in charge. Lillian is most definitely in charge. She just tripled my budget. Tripled? Christ, Eileen. You must have discovered who killed Kennedy. Well, she heard something on one of my tapes that interested her. Something about an artifact. Very vague, but it was enough. An artifact? What sort of artifact? Jesus, get him out of there! Get him out! Oh my God. It'll kill him! He's not decoupled! He's having a fucking seizure! Power down! Now! Heart rate 170! Power down! Now! Eileen, Warren here. I was all ready to apologize for the late call, but you seem to be away. Maybe with your son. Listen, since the unfortunate incident with Subject One, there's been a lot of dire talk around the office about my Animus project, about shutting it down, about it being unsafe. Typical top brass bullshit. And if they shut me down, then your surrogate initiative goes away too. I'm sure you're already well aware of that. Well, let me be the first to reassure you. This will not happen. I will not let them take this from me. From us. I will not let one death of an undiagnosed epileptic, I should add. I will not let this destroy the decades of incredible research done by our predecessors. And the 5 years I've spent perfecting the Animus. There's still more work to be done. And countless rewards to be reaped. So I wanted you to be the first to know. I have decided to volunteer myself as my second subject. I am convinced that the Animus is perfectly safe, provided I stay within the boundaries of my own ancestral bloodline. Next week I plan to prove this by staying a full 4 hours in the Animus. I would be grateful if you and your team would monitor my progress. And after this necessary but ridiculous proof of concept, I give you my word that I will work closely with you to solve your outstanding problems. Your surrogate initiative is a bold idea, and I do believe it is the future of the Animus project. But while we have the Animus itself, I do not want to waste precious opportunities to prove its safety. I'll see you in the office on Monday. Goodbye. Thank you.
I nostri ricercatori hanno esplorato la vita di Altair Ibn Lahad, sperando di trovare un modello positivo per i programmi di espansione globale dell'Abstergo. Purtroppo questo assassino rinnegato è ben lontano dall'esserlo. In buona parte dei video lo vediamo dileggiare allegramente alcuni dei tabù più radicati nella sua cultura, con un'arroganza che sconfina nel messianico. Altair! No! This is not our way! To burn a man's body is forbidden! Molti nostri ricercatori pensano che le argomentazioni del suo rivale, un uomo chiamato Abbas, fossero più chiare e persuasive dei grandi scorsi di Altair. Ho fatto richiesta perché si dedichino più risorse alla ricerca di un qualche discendente di Abbas, se ne esistono. Si evince che le trasgressioni di Altair furono la causa primaria dello sfacelo dell'Ordine degli Assassini alla metà del XIII secolo. Quindi consigliamo vivamente di ignorare la sua linea e favorire una personalità più gradevole e stimolante dell'epoca. Ho usato questo telefono per registrare giusto un paio di volte. Ciao papà, siamo tutti qui a New York in un motel, nel Queens in realtà, nella zona di Astoria. Rebecca sta comprando le batterie per qualcosa e Sean è in camera a fare le solite cose da Sean. E tu sei andato a comprare da mangiare. E io, dovrei prepararmi a fare irruzione in un ufficio del distretto finanziario. Mi ricorda quando ci preparavamo per una delle tue esercitazioni, sai? Passano 10 anni ed ecco che ricompari tu. Ed è, come se nulla fosse cambiato. Siamo sempre qui con le solite follie, le cospirazioni, la paranoia. Solo che stavolta ti credo. Parola per parola. Credo che tu non conosca nemmeno la metà di tutto quello che ho visto. Non sai quanto ho imparato in poche settimane. Tutto quanto, davvero. Mi sembra di
di aver vissuto per 1000 anni, o per 10.000 forse. Non so come spiegarti, ma quando hai visto così tante cose nel mondo, attraverso occhi diversi dai tuoi, ti prende la tristezza. Vedere persone incredibili e intelligenti combattere sempre la stessa battaglia e ripetere sempre gli stessi errori. Perché la cultura e il sapere e la storia, cose come queste, non si passano attraverso i geni. Ogni uomo deve imparare tutto dal principio. Come vivere, come sopravvivere e lottare per ciò che è giusto. Ma ogni giro si perde così tanto e si aggiunge dell'altro a ogni generazione. Che spreco. Ogni volta imparare tutto da capo e di nuovo. Ho conosciuto Clay, sai? Clay Kaczmarek, nell'Animus. Conoscevo il suo codice abstergo, soggetto 16, il mio predecessore. Mi ha mostrato delle cose, le ha trasmesse a me, poco prima di morire o di essere cancellato, non so. Tutto ciò che conosceva, tutto ciò che sapeva, oddio, come posso spiegarti? Sai, credo che tu l'abbia addestrato, vero? Dopo la mia partenza. Ti ammirava davvero molto. E ora che ho visto attraverso i suoi occhi, capisco perché. Sono felice che ci fosse per te quando io non c'ero. Ma le cose che mi ha mostrato sono incredibili. E io non ho mai... Oh, merda. Torno tra un attimo. Thank you.
Bene, ci impiccheranno. Giorgio si è stancata delle nostre scorrerie. Chi è quel tipaccio? È il capitano Woods Rogers. Non ci tengo a trovarmelo davanti. Vogliamo conferire con gli uomini che si proclamano governatori dell'isola. Charles Vane, Ben Hornigold e Ed Touch. Venite avanti, per favore. Saranno qui per il perdono del re. Che diavolo vuole fare, Hornigold? Dannato. Coniglio! Che staranno combinando? Sono lieto della vostra decisione, capitano Hornigold. Credo che un incontro sarebbe stato arduo. Non scambiate il decoro per deferenza, governatore. Voglio sentire che avete da dire. Dopodiché deciderò in merito. Molto bene. È ben più di quanto mi aspettassi da un vero pirata. Prometto un trattamento equo a chi mi ascolta. Aspettate un momento, governatore Rogers. Questi ladri non rispettano alcun patto. Calma, Commodoro Chamberlain. Ho promesso al capitano Hornigold un trattamento equo. Non vi servirà niente. Uomini come lui, la reputazione del re, sono un cancro che affligge il nuovo mondo. Dobbiamo indicarli tutti. Ecco perché. È la piazza principale? È quanto c'è di più simile qui. Incredibile. È sporca, lurida come un canile. Capitano Hornigold, chiamate i vostri uomini. Rackham, Vane. Il governatore vi vuole. Portate anche Burgess e Cochran. Forza, Jack! Fate pure come se questa fosse casa vostra. Sì, ma il re non ha agito in modo efficace per risolvere la situazione, giusto? Ogni suo tentativo è fallito fino ad ora. Attenzione a ciò che dite del re, governatore. Siete qui per servirlo. Ho i miei metodi, Commodoro, e mi aspetto che eseguiate ogni mio ordine. Tutti quanti, fate largo agli emissari del re. Levatevi di mezzo, bastardi! Via! Il nostro scopo ora è trattare con i capi di questa comunità. Tutti gli altri possono tornare ai loro normali affari. Forza, via! Via! Commodoro Chamberlain, fate in modo che tutti i mercanti, muratori e carpentieri siano radunati e condotti da me nel pomeriggio. Dobbiamo cercare di riparare questa fortezza. Dobbiamo confiscare le armi, governatore, per mandare ai pirati un messaggio molto chiaro, che gli emissari del re sono gente da rispettare. Non voglio causare alcun malumore, Commodoro. E anche se sono armati, li superiamo in numero, e di molto. La persuasione è un'arma lenta, ma assai efficace. Charlie, governatore, dovremmo affondare ogni nave che non batte bandiera del re. Ogni altro progetto minerebbe la nostra autorità. Silenzio! Ora sono io il governatore qui, secondo il volere del re, e sarò io a decidere come più mi aggrada. Mi sono spiegato, signore? Sì, certo. I vostri ordini sono cristallini. Sono gli ordini, Commodoro. Siamo pronti. Il governatore Rogers vuole trasformare queste scimmie in uomini. Ma io no. Torna al tuo posto e aspetta gli ordini.
Chiariamo che, nel caso in cui i suddetti pirati, ora o entro il 5 di settembre dell'anno Domini 1718, si arrenderanno singolarmente o insieme a uno qualsiasi dei segretari di Stato di Gran Bretagna e Irlanda, o a qualsiasi governatore o vice governatore presso i domini di oltreoceano, il pirata o i pirati che spontaneamente si arrenderanno, come stabilito, avranno il nostro regale perdono per loro stessi e per qualunque atto di pirateria da loro commesso entro e non oltre la data del 5 gennaio ultimo scorso. E altresì diamo mandato a tutti i nostri ammiragli, capitani e ufficiali della Regia Marina, così come a tutti i governatori, comandanti in capo di forti, castelli e altri presidi dei nostri domini, nonché a tutti i pubblici ufficiali e ai militari, a perseguire e arrestare i suddetti pirati qualora questi ultimi si rifiutassero di arrendersi spontaneamente, come stabilito. Vi prego di scegliere la retta via, signori, e di accettare il perdono del re con tutto il vostro cuore. Perché fino ad allora sarete tutti confinati qui a Nassau. Sono spiacente, ma al confronto di un processo, il perdono è la miglior cosa. Il governatore è fin troppo generoso, Manico. Questo è il messaggio. Accettate subito il perdono del re, altrimenti raderemo al suolo questa città e vi appenderemo per il collo. Calma, Commodoro Chamberlain. Siamo messaggeri, non giustizieri. Non ancora. Grazie, signore. Che Dio vi protegga. Consideriamolo un colpo di fortuna, amici. Accettiamo il perdono del re e salviamo la dignità che ci resta. Diavolo! Meglio la forca che arrendermi a quel verme! Pensaci bene, Dave. Abbiamo avuto un'opportunità qui, l'occasione di partire da zero e dare vita a un governo libero nelle mani di uomini liberi. Ma in 2 anni l'abbiamo gettata via. Non farò di nuovo questo errore. Dice la verità e voi non lo capite. Adieu, stupidi ubriaconi cecciosi. Ci si vede sulla forca. Morirete tutti! Bastardi! Datemi da bere. Travers. Qual buon vento. Indosso i vestiti d'assassino, ma non conosco il tuo volto. Mi chiamo Kenway. Devo dirti che il tuo rifugio è in pericolo.
Sì, ho notato uomini sospetti qui attorno. Credo che lavorino per un templare, un certo Upton. Potresti eliminarli per me? Beh, se mi offri qualcosa, potrei anche. Per caso non sai niente di una chiave templare, vero? Di sicuro in mano agli uomini di Upton. E io so dove sono. Allora siamo d'accordo. Sembra assurdo, ma chi può dirlo? Sa che hai ragione. Smercio di contrabbando. Ehi, non ti fa ridere questa parola, smercio. Davvero buffo, no? Ma di che diavolo vai parlando? Dai, senti, pensaci. Smercio. Sembra quasi che tu dica smercio. Ehi, amico, forse non dovrei parlare così forte, vero? O si accorgeranno che smerciamo. Già. Gli altri ci aspetteranno quando arriveremo. Sì, andrà tutto liscio. Allora diamoci dentro e poi una birretta. No, non vedo proprio l'ora. Smercio. Oh, guarda, eccoli là. Salve. Upton Travers, capo del rifugio. Cosa? Ma Vance è... Mio fratello, lavoriamo insieme. E non erano templari quelli che hai ucciso, erano i miei uomini. La colpa non è mia. Ordini di tuo fratello. Vuole forse il mio posto? Non lo so, amico. Cerco solo una chiave templare. Una che? Ti prego. Tu devi dirmi tutto quanto. E perché dovrei fidarmi? Ci vediamo al rifugio. E la capirai. Va bene. Come on.
problem these beauties. Che l'amore abbia completamente rimbecillito mio fratello. Parti dall'inizio, amico. Di recente abbiamo incontrato una donna formidabile. Jean Lang, una piratessa giunta dall'estremo oriente. Interessante. Lei e Vance sono ormai inseparabili. E perché mi ha detto che i tuoi uomini erano spie? Beh, per via del tesoro. Eh? Abbiamo una mappa, ma divisa in due. Vieni. Mi vedrò con lui. Se userai discrezione, potrai sentire tu stesso. Seguimi da lontano. Se ti vedono, sei la mia guardia del corpo. Ci sono molti ladri pronti a tutto pur di avere anche solo metà della mappa. Nasconditi finché non arrivi. Buondì, fratello. Buondì, fratello. Se posso chiamarti tale. Sì? Come vorresti chiamarmi? Estraneo, forse. Ormai non so più chi sei. Le voci che girano in città sono degne di fede. Pare proprio che tu abbia intenzione di uccidermi. Upton, su! Non vorrai dare retta alle male lingue. Nassau è vivo. La gente qui trasforma ogni storia in melodramma. È il dramma familiare che voglio evitare. Giusto, fratello. Nulla lega più della famiglia. Se non gli affari. Chissà il cielo se non abbiamo abbastanza affari in ballo per noi. Hai ragione, fratello, è proprio vero. E che grossi affari. Di sicuro nessuno di noi due vorrà mai rompere questo precario equilibrio. Vero, vero. Ora dimmi, ce l'hai con te? No, la metà della mappa? La mappa, certo. Che altro se no? La mappa del tesoro, intesa? Proprio quella. O la mia. La tua dov'è? Vance, sai che per me dobbiamo proteggere il tesoro con ogni cautela. Al contrario, quella mappa va usata. Con il tesoro saremo liberi. Allora faccio bene a tenerla al sicuro. Non lo immagini proprio. Non ti immagini la vita lussuosa che ci aspetta quando lo troveremo. Io non credo che... Una tenuta, Travers, e piantagioni. Basta con il contrabbando. Basta trasportare quei carichi. Basta rischi. Perché non farlo? Ma Vance, sei sicuro che andrà tutto come credi? Cosa vuoi dire? Che stai insinuando? Io non insinuo, te lo chiedo solo. Ti immagini il Gino come padrone di me? A gestire gli schiavi, a fare figli. E non dovrei. Dubiti del suo amore, non è degna. Non è questo. La conosci meglio di me e sai bene che è una donna d'azione. E le sfide, e come si adatterà alla quieta vita domestica. Jing non è certo affar tuo. Vance, tu intendi sposarla? Certo. Mi addolora dirtelo, ma non credo che lei acconsentirà. Pensi di conoscere così bene il suo cuore? In aggiunta alla sua natura, io non credo affatto che sia chi dice di essere. Sei geloso? Geloso? No! Sì! Mi preoccupo solo per te, fratello. Sei sempre stato il figlio perfetto. Il preferito. Non sopporti che lei abbia donato il suo cuore a me senza nemmeno degnarti di uno sguardo. Tu la detesti. Non la detesto, ma non mi piace. Ascoltami bene. La sposerò. Ti ucciderò se devo. E avrò la tua metà della mappa. Così il mondo saprà chi di noi due vale di più. Addio, fratello. Is he a tumbler of some sort? Valuable threat! Not a party to it! Leave me be!
Non saremo liberi finché non l'avrò, lo sai. Sistemerò tutto. Dammi tempo. Ancora? La lealtà ti rende debole, Vance. Forse non sei abbastanza uomo da capirlo. Sono lieto. È quasi fatta. Ho pagato un modo. A breve la vita di Upton finirà e la mappa sarà mia. Che ti ho salvato la vita, amico. Vance ha detto che mi ucciderà. Credevo fosse l'ira. È mio fratello. Nonostante le tue parole, speravo ancora di sbagliarmi. Sei al sicuro per ora. Ma forse allontanarti da Nassau potrebbe farti bene. Dio, amico, che ti è successo? Non posso andare avanti. Mio fratello, un traditore. Quella donna, un templare. Non ho famiglia, né una moglie. Perché dovrei vivere? Eh? Che mi uccidano! Non sai cosa stai dicendo, amico. Ti porterò al sicuro ora. Che senso ha? Il fatto è che voglio la chiave. E tu mi servi vivo. Hai delle informazioni, quindi ti voglio sobrio. Tu sei un vero amico. Vieni qui, ti ammazza! Cosa c'è da guardare? E tu, laggiù, faccia di merda! Che cosa hai detto di mia madre? Ho detto che è adorabile, dentro e fuori. Ah, e tu come fai a saperlo? Ma se lo sanno tutti. Ecco fatto, l'ho detto. Ti spacco i denti. Così ora la piatti di insultare. Amici di FD. La Chiesa! In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ehi, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Com'è che continua? Cerchiamo di muoverci, eh? Il Padre, il Figlio e dobbiamo andare. No, non è così. Che importanza ha? Ma no! Cosa importa? Niente nella vita importa. Dobbiamo andare. Mm? Muoviamoci. You leave me alone. I'm a real snake.
Ma chi sono queste donne? Ci sia. Tu chi diavolo sei? Captain, amico, no! Le guardie! Ci sono le guardie qui! Vai via! A quelli non piacerà! Ho detto via! Devo pisciare! Non voglio fare il bambino, Edward. Va tutto bene, amico. Aiutami a non esserlo più. Deve solo passarti la speranza. Sei al sicuro qui? Non si è mai al sicuro, ma ho degli amici qui. Tranquillo. Bene. Cosa penserai adesso di me? Ho detto cose imbarazzanti? No, amico. Parlavi come un letterato. Il tradimento rende filosofi, giusto? Tu pensa. Una Templare. Mio fratello sposa una Templare. Dubito che succederà mai. Ho tanta paura per lui. Oh, ti prego, devi salvarlo. Riprenditi ora. Ne riparliamo domattina. Sei un vero amico, Kenway. Ehi, stai decisamente meglio. Passata la sbornia, ho cominciato a capire. Jing ha rovinato mio fratello e deve morire. Ma anche Vance mi ha tradito. È un assassino. Pagherà il tradimento con la morte. In ogni caso, uno dei due ha la chiave templare. Tu sei troppo sconvolto. Lascia che ci pensi io. Ti dirò dove puoi trovarli. Tu te ne intendi. Jing Lang, in carne e ossa. Gli avevo detto di non fidarsi! Traditore! Ma io non farò la sua fine!
Impossibile! La regina dei pirati, Jing Lang, uccisa da una falsa mappa. Sono stata arrogante. Davvero? Sì, ho rubato quella vera, le due metà. Ce l'ha mio marito. Tuo marito? Un uomo migliore di tutti loro. Guardali, traditori. Mi viene il sangue amaro a pensare che ho dato retta a Hornigold e alle sue pompose stronzate. In verità siete un uomo di principi, capitano Hornigold. Un uomo, credo, che saprà capire le mie idee. Fidati, noi ce la caveremo, Charles, con l'orgoglio intatto. Però che arroganza. Hai pronto un piano che vuoi espormi? Nassau è finita, questo è sicuro. Io dico di salpare stanotte e di riunirci al mio covo. Va bene, qual è il piano? Gli inglesi hanno scaricato tutto a terra. Se rubiamo polvere da sparo e pece, potremo incendiare una nave e usarla per sfondare il blocco, mandandolo in mille pezzi. Sì, usiamo la nave di Raka. Non è un buon capitano. La mia coscienza è pulita. D'accordo. Tu procura la polvere da sparo, io penso alla pece.
there. Prepare to bleed. Some help for you. Don't lose control.
Forza, amici, più in fretta. Questa dannata corda. Tenente! Signor sì, il Commodoro teme scoppi una rivolta. Gli ordini sono di affondare ogni maledetta nave pirata ancorata al porto, questa notte. Ma il governatore non vuole. Questo è un ordine, soldato. Prenderete posizione su quel galeone a terra e attenderete gli ordini del Commodoro. È tutto chiaro? Sì, signore. Maledetto bastardo. Qualcuno dovrebbe tagliare la gola al Commodoro prima che dia l'ordine. Dici davvero? O saremo tutti morti. Va bene, lo ucciderò. Siete pazzi, non prenderò parte all'uccisione del Commodoro e degli uomini del re. Non dobbiamo sfidare la sorte. Voi ti aspetterò qui. Sangue fra quei due, Rogers e Chamberlain. Qual è il problema? Il Commodoro non si fida molto di Jim. E ho sentito dire in giro che Rogers è una specie di giacobino. O peggio, un cattolico. Oh, c'è di peggio. State qui, quei due. You're in my sight, sweetheart! I've got a clear shot! Ehi, voi! Dovete accostare qui! Commodoro vuole vedervi! Clear shot! I've got to be sangue fra quei due, Rogers e Chamberlain. Qual è il problema? Il Commodoro non si fida molto di Jim. E ho sentito dire in giro che Rogers è una specie di giacobita. O peggio, un cattolico. Oh, c'è di peggio. Portate qui quei due. Stare qui, Commodoro vuole vedervi. Sì, signore. Ho sentito il Commodoro strepitare e ingiuriare Woods Rogers, chiamandolo pagano non so che altro. Cosa sarà successo fra quei due? Zitto, amico. Non vorrai che l'ira del governatore si abbatta su di te. È un tipo misterioso. Sai, ho molta più paura del Commodoro, in realtà. È un tipo severo. Niente tanto dell'umore.
seguire gli ordini del Commodoro. Sì, signore. Il governatore ha offerto il perdono, Commodoro. La parola di un uomo non vale più nulla ormai. La sifilide vi ha annebbiato la mente. Per quale motivo vi ostinate a lottare per questa fogna? Siete parassiti. Vi nutrite del pane degli uomini onesti. Proprio come Re Giorgio, se ci pensate. Stai al tuo posto, pezzente. Anche se ti prendi la mia vita, questo non servirà a migliorare la tua. Che senso ha continuare a parlare? Non fosse stato per il governatore Rogers, vi avrei visti penzolare dagli alberi delle vostre navi. Vermi! Tutti voi! Commodoro è morto, siamo pronti. Manca poco. C'è un problema col galeone, una decina di... Oh, Cristo! Accendi la pipa qui, idiota! Sei seduto su tanta polvere da sparo da spedirti dritto sulla luna! Ora basta, amico! Così mi fai male! Come ti dicevo, le Giuberose hanno requisito il nostro galeone. Dovremmo riconquistarlo se vogliamo sfondare il blocco coi cannoni. Al brulotto, amico, non deve affondare. I nemici pattugliano bene quelle acque, capitano. Aprite le vele, forza! Piegate gabbie. Gli inglesi ci braccano. Guarda là. Ai posti!
dai pesci! Preparato! Edward, un buon colpo l'assiste! Fuoco! Al tuo fuoco segnale! Fuoco! Fuoco! Pronti al fuoco! Fuoco! Yeah! Fuoco! Fuoco! Basta un colpo ben piazzato! Resta vicino al brulotto, amico, non deve affondare. Aprite. Gli inglesi ci braccano, guarda là. Fuori i cannoni! Niente! Pronti al fuoco! Pronti al fuoco! Pronti all'impatto! Fuoco! Fuoco in arrivo! Aspettiamo ordini! Fuoco! Buon colpo assiste! Fuoco! Arriva! Fuoco! Fuoco! Colpo là, Edward! Fuoco! A fondo! Fuoco! Ecco il suo punto debole! Fuoco! Vado dritti verso l'inferno! Fuoco! Guarda, capitano, dobbiamo colpirli lì! Cannone pronto! Fuoco in arrivo! Al tuo segnale! Aprite le vele, ci muoviamo! Avanti, sciogliete le vele alte! Ai vostri guai, Edward! Fuoco! Mancato! Fuoco! Maledetti occhi! Pronti al fuoco! Fuoco! Buon colpo l'assiste! Sta affondando! Meno bene, via dalle raffiche! Via i treni di prua! Fuoco! Lì è vulnerabile! Fuoco! Fuoco! Molto vicino! Fuoco! Fondo! Sono una facile preda! Vai in arrivo! Reggetevi forte! Hai colori inglesi! Sembrano soli! Fuori tutte le vele! Fuoco in arrivo! Alla larga, capitano! Hanno preso di piccoli, sì, ma veloce è pericoloso! Ci hanno preso! Guarda, capitano, dobbiamo colpirli lì! Pronto tempo in vista, liberati. Siamo passati! Semina la flotta ora, così saremo liberi! Va a bordo, capitano! Merci guarda, in acqua, signore! Guarda, con i mortai! Riducetele bene! Forza! A bordo! Non preoccuparti. L'Ovea ci viene da trovare. Siamo ancora in salvo. Fuoco in arrivo! Fuoco! Un colpo là, eh? Ci hanno colpito, signore! Sparano con i mortali! Siamo pronti! Fuoco! Ci stanno sparando! Pronti all'impatto!
Per ora reggiamo, ma è un bel danno! Tenetevi! Bel disastro là! Bruciate, bastardi! Yeah! Il culo e il perdono, governatore! Esultano come davanti a un gran bottino. Là, Kid. Ti sei perso la festa. Già. Peccato per Nassau. E Barbanera se n'è andato. Quanto a Tacce staremo a vedere. Vane è andato a cercarlo e presto ci andrò anch'io. E questo sarebbe il vostro esperimento di democrazia? Già. Facciamo come ci pare qui e ce la spassiamo. Ma per la miseria, Edward. Solo l'odore dell'oro ti fa saltare la mosca al naso. Ma che ti prende? Ragiona, amico. Ragiona. Cerca di non farti portare a fondo da quest'idiota. Ehi! Ho vissuto più a lungo di molti altri pirati qui. Bravo capitano, che si cura dei suoi uomini. I marinai sono un po' scontenti di non trovare donne o comodità. Io so dove trovarle, ma dobbiamo anche costruire una casa. Merci, monsieur. Thank you, thank you. Questa è una buona nave. Vediamo quanto valete. Running down a cube with a load of sugar. Waiting for the cube. Make her run new line to squeeze us. Running down a cube.
kitchen with her feet in the hall, running down to Cuba, waving boys to Cuba, running down to Cuba. The captain, he will trim the sails, waving boys to Cuba, winging the water over the rails, running down to Cuba, waving boys to Cuba, running down to Cuba. Give me a gal can dance fandango, waving boys to Cuba, round as a melon and sweet as a mango, running down to Cuba, waving boys to Cuba, running down to Cuba. Oh, the sugar and homeward go, waving boys to Cuba. Mr. Mate, be told me so, running down to Cuba, waving boys to Cuba, running down to Cuba. Nuova rotta per il nord, gente! Cerchiamo il capitano Touch! Sono legate bene! Sei una tremenda delusione, Touch. La sua intenzione è restare, dice. Si fotta. E anche voi che seguite questo povero scemo fino all'abisso. Tu! È un vero bastardo. So che sei qui per riportarmi a casa, Kenny. E ti ringrazio della fiducia. Con la Sau caduta, mi sento finito. Io non la penso così, amico. Ma non intendo giudicare questa tua scelta. Stai ancora cercando quel tipo saggio? Sì. In un assalto un mese fa ho sentito che un certo Roberts lavora su una nave di schiavi, la Princess. Forse può interessarti. La Princess... Grazie, Touch. Però non restare lì come un pesce lesso. Festeggiamo la mia pensione! È ora di fare colazione! Out! Tienici qualche bottiglia, eh? Jenkins. Spara tutto ciò che siano nuove. Fra loro c'era un disertore che si ricordava la mia faccia. Fra loro c'era un disertore che si ricordava la mia faccia.
Gli ho tagliato la gola ancor prima che ti andasse. Ti hanno visto? Non credo. Ma ho paura che Kenway sospetti qualcosa. È un tipo attento. Dimmi della spiaggia. Un bel raduno. Molti erano spronzi pratici. Un bel raduno. Molti erano spronzi pratici. Ci farà comodo. Dimmi di Edward. Che tipo d'uomo? Taccia. Almeno così si fa chiamare. Ma è matto come un cavallo quello. Già, fuori come un balcone. Voglio i dettagli. Basta con me. Mi piace molto te. Ma fa una cosa strana. Prende il bicchiere di lume e lo riempie per metà di polvere da sparo prima di ingollarselo. Ho capito bene. Beve la polvere da sparo. Sì, signore. Da spettacolo. Solo una settimana fa ha fatto sedere la ciurma sul muro e si è messo a dare fuoco a dello zolfo e ad altre sostanze puzzolenti. Eravamo seduti lì e sembrava di essere finiti dritti all'inferno e non dovevamo alzarci. Gran Dio. E perché mai? Voleva metterci alla prova, vedere di che pasta eravamo fatti. Ovviamente viene sempre fuori che il migliore è lui. Per un attimo ho temuto di morire. Dannati selvaggi. Non temere, soldato. Per loro è finita. Avanti. È ora. Presto. Il segnale. E ricordate sempre questo. Ma che diavolo? Debole! Fuoco! Fuoco! Tenetevi!
Dai lontano dai colpi con palle pesanti! Siamo stati reggetevi forte! Siamo martellati! Ma resistiamo lo stesso! Fuoco! Scoperti! Fagliela pagare, fuoco! Capitano! Fuoco! Capitano! Se colpisci là, vado a fondo! Pronti a sparare, fuoco! Quello è il suo punto debole! Fuoco! Fuoco! Scoperti! Fagliela pagare, fuoco! Capitano! Fuoco! Guarda, capitano! È il punto più debole che fuoco! Hanno! Fuoco! Scoperti! Fagliela pagare, fuoco! Capitano! Attenzione, capitano! Fuoco! Ci hanno presi in pieno! Fuoco! Pronti al fuoco! Vorranno tempo e... Fuoco! È caduto. Capitano. Beve la dannazione.
vento!
Andiamo! Così Touch è caduto. Cristo. Era circondato. Non potevo salvarlo. Che il diavolo lo porti, era un eroe col cuore diviso. È difficile abbandonare la vita di sempre. Già. Quell'idiota di mio padre diceva sempre che si sarebbe comprato una nave. Avrò la patente da corsaro, Charlie. Il tuo vecchio sarà un capitano. Affogato nel whisky prima ancora di salpare. Senti, Kendall. Ho riflettuto su quel tuo piano. Questo osservatorio, come sappiamo che esiste? Cerchiamo una nave che si chiama Princess. A bordo c'è uno schiavista, Roberts. Lui ci guiderà. Gli schiavisti lavorano per la Royal African Company. Cerchiamo una loro nave e facciamo qualche domanda. Qual è la rotta, capitano? Cerchiamo navi di schiavi. E chi lavora per la Royal African Company. Non vorrai trafficare esseri umani, vero? No, Cristo, Ale. Sai che non lo farei mai. Ci servono informazioni. Dobbiamo scoprire dove attracca la Princess quando è scarica. La Princess? Una nave di schiavi? Già. Barbanera mi ha detto che il saggio dovrebbe trovarsi a bordo della nave. Direi che il pericolo è passato. Vane ha appena affondato un mercantile. Dannazione! Quell'animale non sa proprio tenersi a freno. Sulla nostra rotta! Ormai siamo vicini all'obiettivo. A fondo! C'è carne fresca se riusciamo a colpirla! Eccoli. Non vorrei affondare la nave, Henry. Ci sono centinaia di innocenti a bordo. Lo so, lo so. Avviciniamoci. Fuoco! 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 Segnale! Fuoco! Ah! Non può farcela! Ci avviciniamo!
nave! Alla svelta! È fatta! Andiamo! Insegui quei gran bastardi, Kevin! Ucciderò chi mi ha affondato la nave! Stai calmo. Ricorda cosa cerchi. Lontano, alla larga dal forte! I cannoni colpiscono lontano! Fuoco! Cannone fuoco! 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 Ecco che arriva, preparatevi! Voglio ogni metro di vela! Insegui quei gran bastardi, Kenway! Ucciderò chi ha affondato la nave! Stai calmo. Ricorda cosa c'è. Capitano, alla larga dal forte! I cannoni colpiscono lontano! Fuoco! Tenetevi! Fuoco! 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 Fuoco in arrivo! Terza rolante, gatti e velaci! Tenetevi! Fuoco! All'impatto! Attento, Kenway. Devi abbordare quella nave, non affondare. Fuoco! 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 Tenetevi! Reggetevi forte! Fuoco nemico! Fuoco! Ah! Fuoco! Fuoco in arrivo! Tenetevi! Mettete al vento ogni lenzuolo che c'è! Insegui quei gran bastardi, Kevin! Ucciderò chi ha affondato la nave! Stai calmo. Ricorda cosa cerchiamo. Lontano, alla larga dal forte! I cannoni colpiscono lontano! Fuoco! Tenetevi! Fuoco! 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 Pronti all'impatto! Fuoco! Fuoco!
ormai è nostra, trova il capitano. Venite qui, manicotti! Siete un branco di cani! Spade e pistole sono più efficaci di un po' di sputo, Vane. Ne ho abbastanza di tutto questo! Trova il capitano! Capitano dice che la Princess arriva da Kingston ogni mese. Va bene. Facciamo vela. Avete fatto a pezzi le mie vele, maledetti scimmioni. Voglio un rimborso. Accidenti, Vane! Oh, Charles, tu sì che sei un vero demonio. Non ci provare, Jack. Oh, mio dovere. Charles! Amici? Visto? Io e i ragazzi abbiamo tenuto consiglio mentre voi perdevate tempo con quelli. E, beh, si è deciso che io sono un capitano migliore di voi sanguisughe. Ti taglierò le palle, traditore! Questo qui potrei venderlo bene a Kingston. Ma quanto a voi due ubriaconi, non correremo rischi. Te ne pentirai, Rackham. Non riesco a immaginare come. Legateli! E poi giù. Ti ammazzo, Jack Rackham! Ti squarto, ti strappo le budella e ti faccio un cazzo di liuto! Piantala di gridare così, Vane! Tanto non serve a niente! Bene, bene! Il grande Edward Kenway ha parlato! E dici, capitano, cosa pensi di fare? Sentiamo il genio come pensa di navigare senza vele né timone! Chiudi il becco! Stai fermo! Queste ostriche me le mangio io. Imbecille! Sull'isola c'è un sacco di cibo, devi soltanto cercarlo! Lo faccio, sai! Guarda che ho trovato! No! Non provare a seguirmi! Hai capito? Non venire a cercarmi! Stupido idiota!